Eccellenza, che grande onore finalmente di averla con noi a Salt and Light Television. Abbiamo dovuto venire in Irlanda per prenderla per questa serie di Witness. Grazie. Per voi è un onore, per me è un piacere, perché ci sono tanti amici in Canada che conosco e tanti italiani, e quindi per me è un po' come trovarmi anche a casa. I ricordi sono stupendi di questi ultimi 10 anni, specialmente ci siamo conosciuti prima della giornata mondiale a Toronto e abbiamo avuto una bellissima collaborazione nella preparazione dell'evento, il passaggio della croce da italiani a noi, poi i momenti della GMG stessi a Toronto e dopo Toronto di questa amicizia che ha continuato. Ricordiamo un po' il momento di Toronto, perché stiamo per festeggiare il 10° anniversario in questo periodo. Che si ricorda lei di Toronto, della GMG a Toronto? È stata l'ultima GMG di Giovanni Paolo II. Ma la GMG di Toronto, come tutte le GMG, è stata una festa. Come ho detto prima, è stata una festa dove anch'io mi sono trovato in qualche modo a casa, perché venendo per la preparazione ho trovato tanta gente che parlava italiano, mi sono sentito accolto come se fossimo una Italia un po' allargata. Conoscevo lì alcune suore, già da prima ero già Suor stato Maria Pia, specialmente Maria Pia, eccetera. E quindi per me è stato un viaggio gradevole, fatto in mezzo ad amici, dove ci siamo subito intesi su quello che si doveva fare. E di Toronto ricordo soprattutto la messa che abbiamo fatto per la GMG, durante la quale si sono aperti i cieli, sì, e è cominciato a piovere. E ricordo che ci spostavamo con la cattedra del Papa da un posto all'altro, sì, alla ricerca di un luogo sicuro per il Papa. Ci siamo spostati 2 o 3 volte. Ma ricordo anche d'altra parte, oltre a questo fatto, diciamo, del tempo, ricordo anche l'entusiasmo dei giovani che, nonostante tutto, continuavano la loro festa sotto, durante la celebrazione della messa. Ricordo poi la Via Crucis che si era fatto lungo le vie della città. Io stavo in hotel, ma ho potuto seguirla sia attraverso la televisione, l'avevo seguito un po' anche prima, vedendo tutti i preparativi che si facevano. Ecco, quindi per me è stato una visita al di là, diciamo, della formalità, dove anche Giovanni Paolo II si è trovato in mezzo ai giovani, lui si trovava sempre bene, e quindi è stato una festa, un momento di fraternità, un momento in cui abbiamo scoperto la Chiesa, e soprattutto una Chiesa giovane, una Chiesa che dava speranza per il futuro. I ricordi sono ricchi, e poi non si può mai dimenticare, oltre la GMG, lei è conosciuto da tutti i nostri telespettatori, di tanti canadesi, a causa della sua presenza continua accanto a Giovanni Paolo II. Lei ha lavorato sempre con lui quasi tutto il pontificato. Parlaci un po' del suo ruolo al Vaticano in quel momento come capo dell'ufficio delle cerimonie. Ma io, quando mi chiedono dove sono nato, qualche volta dico sono nato in Vaticano, perché quando sono stato ordinato sacerdote a 23 anni, veramente, allora era così, il vescovo mi ha mandato a Roma, vai a studiare filosofia. Poi lei dopo, sacerdote di quale diocesi in Italia? Della diocesi di Bobbio, sì, adesso Piacenza-Bobbio, quindi siamo nel nord Italia, e io sono della provincia di Pavia, perché una parte di questa diocesi è in provincia di Pavia. Quindi sono andato a Roma a studiare, e poi il mio vescovo mi dice no, vai da questo padre, che era il padre Bugnini, e fai quello che ti dice. E da lì ho cominciato a lavorare, apro gli occhi e come un sogno mi ritrovo di nuovo lì dopo 47 anni. Comunque ho lavorato per più di 20 anni, 22, nel Consiglium per la liturgia, nella Congregazione per il culto, seguendo tutto l'iter della riforma liturgica. E con le riunioni con tutti gli esperti di tutto il mondo, venivano da tutte le parti, c'era anche Tiar che veniva dal Canada, sì, e sì, mi ricordo questo giovane
teologo canadese, che domenicano, era un domenicano, una volta era seduto vicino a me e gli piaceva fare gli schizzi, che mi faceva vedere lo schizzo di Marty Moore e veramente devo dire che era bravo. Questo è un piccolo ricordo di questo teologo che poi è diventato famoso soprattutto per l'unità dei cristiani. Sì. E poi dopo tutti questi anni passati nel culto mi hanno pregato il Papa Giovanni Paolo II, mi ha chiamato per dirmi di fare il maestro, il responsabile dell'ufficio delle celebrazioni. E lì ho cominciato un'altra parentesi della mia vita, se così posso dire. Ciò che avevo imparato nella riforma liturgica l'abbiamo attuato a servizio del Papa in tutte le diocesi del mondo, in tutti i paesi del mondo, attuando, diciamo, quelle celebrazioni che si erano pensate, la liturgia che si era pensata del Concilio Vaticano II, soprattutto con questo sguardo verso le culture, perché Giovanni Paolo II era molto sensibile alle varie culture. E lui stesso diceva che il Vangelo ha bisogno di esprimersi nella cultura di ciascuno, altrimenti non c'è la partecipazione, quindi perché la partecipazione così voluta dal Concilio esige la cosiddetta inculturazione. Lei è stato molto di più di un funzionario liturgico, lei ha collaborato con lui strettamente, era molto evidente l'affetto che esisteva tra voi due. Come il Papa ha manifestato il suo desiderio di mettere in pratica ciò che sta dicendo adesso? Lei ha parlato con lui sempre? Il Papa, devo dire, era un pastore, non era un teologo, non era un esperto, di Bibbia, ma era soprattutto un esperto nel contatto con la gente. Sì. E soprattutto era rimasto in lui profondamente questa esperienza del Concilio. Lui voleva attuare quello che il Concilio, l'esperienza che lui aveva vissuto nel Concilio. Ecco perché voleva un po', come aveva fatto a Cracovia con il Sinodo Diocesano, in tutto il mondo cercava anche di attuare quello che il Concilio aveva voluto. Io l'ho conosciuto a Cracovia nel 1973, in occasione di una visita con il cardinale prefetto della mia congregazione, insieme a un altro polacco. Abbiamo visitato tutta la Polonia e ci siamo trovati 3 giorni anche a Cracovia. Io ricordo questo cardinale, che io ero un giovane prete, sì. Mi ha accompagnato alla sera nella mia stanza, mi ha detto se tutto era a posto, eccetera. E quindi questa grande cortesia. E poi soprattutto ho visto il suo modo di celebrare, di stare con la gente. C'era la festa di San Stanislao, ricordo abbiamo celebrato a Nova Uta questa chiesa, ma moderna. In mezzo ancora a tutte le impalcature, ricordo che c'erano delle corde perché non era ancora finita. E ricordo soprattutto questo incontro del cardinale di Cracovia con la gente, per esempio in episcopio sono venuti questi contadini, ballavano davanti a lui, eccetera. Ecco, questa impressione che mi è rimasta di un pastore vicino alla gente, e poi ha continuato poi durante il suo pontificato a esercitare lo stesso ufficio. Diciamo che con lui c'è stata subito un'intesa. È chiaro che i primi momenti andavo spesso da lui a fargli vedere le cose, eccetera. Poi c'è stata un'intesa, diciamo più una fiducia reciproca. Sì. Io sapevo quello che lui voleva. Lui era sicuro di quello che io facevo, quindi alle volte bastava uno sguardo, un'intesa per andare avanti. Ecco, e questo è stato un po' la chiave di tutto il mio servizio, nel senso che ero sicuro di quello che facevo, che il Papa lo voleva. Ecco. E naturalmente c'era sempre un'intesa prima di ogni viaggio. Si andava dal Papa, eccetera, ma c'era questo clima familiare, e cioè io col Papa potevo anche fare delle proposte alle volte che potevano sembrare azzardate senza il timore di essere frainteso, perché c'era questa chiamiamola, voglio dire una parola grossa, amicizia, ma era vero. Tant'è che dopo una decina d'anni che io stavo lì, volevano cambiarmi, perché generalmente
è un ufficio che uno rimane 7, 8, 10 anni e poi viene cambiato. Ma il Papa mi ha detto, ma rimanga qui con me, e era cominciata allora la malattia nel 96-97. Sì, sì, sì. E allora ecco perché sono rimasto tanti anni e il Papa insomma, ha voluto continuare questa relazione che avevo con me, che facilitava anche il suo compito. Era molto evidente, anzi, non è una parola grossa, amicizia, perché era molto evidente. La gente del mondo intero ha visto il suo ruolo molto importante, specialmente verso la fine del pontificato. Si può ricordare qualche momento di quei giorni, la malattia, poi la morte, il funerale, perché lei ha avuto un ruolo molto importante. Ma devo dire che gli ultimi anni della sua vita sono stati anni difficili, difficili un po' anche per me, perché dovevamo trovare delle soluzioni, sì, al suo stato fisico. Il Papa aveva un corpo sofferente, aveva delle piaghe da decubito, e quindi ecco, si usava sempre il cuscino, eccetera. Poi non riusciva più a camminare, allora abbiamo trovato quel leggio che si metteva davanti per tenerlo fermo perché aveva il tremore del Parkinson. Poi abbiamo trovato la pedana mobile, poi abbiamo trovato quel piccolo ascensore vicino all'altare di San Pietro, in modo che abbiamo potuto salvaguardare la sua dignità anche nel celebrare, nonostante queste difficoltà fisiche. Devo dire che grazie alla collaborazione anche di altri enti del Vaticano siamo riusciti a farlo celebrare fino alla fine con dignità. Sì. E soprattutto poi, sa, gli ultimi anni della sua vita parlava di meno. E parlava di meno perché la malattia l'aveva reso anche piuttosto triste, anche se non gli aveva tolto il coraggio, sì, e la volontà anche di fare i viaggi, di andare ancora ad annunziare e a testimoniare il Vangelo. Posso ricordare l'ultima volta che l'ho visto. Io l'ho visto, lui è morto il sabato sera, io l'ho visto il venerdì, ero in contatto con il medico del Papa, il dottor Buzzonetti, il quale ogni tanto mi telefonava e mi ha detto, guarda che il Papa, siamo arrivati a uno stadio ultimo della sua situazione. Allora ho telefonato al segretario, ho detto, guarda, io vorrei salutare il Papa. Vabbè, vieni. Sono andato a mezzogiorno, sono entrato in quella stanza dove c'era, mi sono meravigliato perché il letto era in mezzo alla stanza, ma ho capito il perché dietro di lui c'era un medico che lo aiutava a respirare. Ecco, il Papa era coricato sul letto, c'aveva le lenzuola, c'aveva due o tre cuscini in modo che potesse respirare così. Purtroppo c'aveva questa cannula che gli usciva qui dalla gola e andava dietro. Ricordo che era ben ornata da un... come se fosse una cosa gentile, ecco. Sì. E dietro di lui c'era un medico ogni volta che lo aiutava a respirare. Io sono entrato e Monsignor Stanislao l'ha chiamato, ha alzato gli occhi e mi ha visto, e poi Stanislao ci ha lasciati soli, siamo rimasti lì in quei momenti un po' in cui il tempo è difficile contarlo, cioè sapere quanto tempo. Io ero un po' imbarazzato davanti a lui in questa situazione difficile e sono riuscito a dirgli solamente: Padre Santo, preghi per me e preghi per la Chiesa. E poi a un certo punto il Papa alza il braccio, in questo modo, dal letto, e io non capivo se voleva darmi una benedizione, cosa voleva fare, eccetera. Fino a quando il dottore, che ogni tanto metteva dentro la testa nella porta, mi ha detto, prendigli il braccio. Ecco, il Papa voleva salutarmi. Dato che non poteva parlare, voleva salutarmi. Allora gli ho preso la mano, siamo rimasti lì così un po' di tempo. Non so, sono quei momenti che sono brevi e sono anche eterni nello stesso tempo. E poi ho visto un po' di movimento, era Descour che veniva a trovarlo. E allora gli ho lasciato il braccio. E ricordo che quando giravo il letto in fondo prima di uscire, il Papa ha alzato di nuovo gli occhi. E quindi ecco, ricordo ancora queste sue mani che stringevano la mia. Sono le mani che mi aveva imposto sul capo nel giorno dell'ordinazione.
ricordo i suoi occhi, è l'ultima volta che mi ha guardato. Ecco, e così sono gli ultimi ricordi che io ho di lui da vivo. Sono quelle mani e quegli occhi che ancora spero mi accompagnino oggi durante la mia vita. Ecco. Lei è stata sorpresa dalla reazione del mondo intero al funerale? Ma non sono stato sorpreso, perché forse in quel modo sì, così grande. Ma pensando che il Papa aveva fatto dei viaggi, ha visitato tutti i paesi, aveva salutato tanta gente, il Papa che ha salutato più persone in tutta la sua vita, c'era questo senso anche di riconoscenza verso di lui. Io mi sono reso conto della situazione che c'era fuori quando salivo nel mio ufficio dall'alto e vedevo questo fiume di gente, sì, continuamente in piazza San Pietro, che entrava nella Basilica a salutare il suo corpo. E quando una volta sono uscito da Porta Sant'Anna per andare alla sala stampa a fare una presentazione dei riti, dei funerali che sarebbero seguiti, quando me ne no, ci vuole la polizia. Perché? Perché era tutto pieno di gente, sì, e veramente siamo usciti con una macchina in mezzo a migliaia di persone sedute, sdraiate, che bevevano, che bivaccavano in quel modo. Allora mi sono reso conto veramente di quanto la gente avesse a cuore, amasse questo pontefice, questo uomo che era diventato un po' l'amico di tutti. E lei, al giorno del funerale stesso, l'8 aprile 2005, come si sentiva quel giorno? Che è stato un momento mondiale, un momento particolare. Sa, quel giorno io ero un po' ritirato, nel senso che non essendoci il Papa vivo, io non avevo un particolare ruolo da svolgere, ero piuttosto, durante la messa sono rimasto lì inginocchiato da una parte, e mi passavano un po' in mente tanti avvenimenti dei 18 anni che avevo passato con lui, anzi anche quelli che avevo passato prima a Cracovia, questi incontri. E certo che da una parte c'era la soddisfazione nel vedere quella folla immensa di Piazza San Pietro, di sentire quel silenzio che c'era, che parlava. Ricordo anche quando entravamo dentro la Basilica di San Pietro, sotto quell'arazzo della risurrezione, quando, sì, i sanpietrini hanno girato il, sì, corpo, sì, del, sì, Papa verso la gente per quasi l'ultimo saluto, quel grande applauso che si è levato, sì, sì, da tutta la piazza. Ricordo quando abbiamo messo il velo sul volto del Papa, anche quello è stato un momento molto commovente, quasi a dire, ecco, quel volto che l'avevamo visto per tanti anni, ormai non lo vedremo più, perché il suo volto, i suoi occhi, quelli che mi avevano guardato l'ultima volta pochi giorni prima, ormai guardavano un'altra realtà. I suoi occhi si erano aperti verso la luce, sì, come i due discepoli di Emmaus, sì, ormai avevano riconosciuto il Signore, diciamo, nel paradiso. E ricordo quando l'abbiamo messo nella tomba, ma ricordo anche quando l'abbiamo, l'anno scorso l'abbiamo, sì, estratto, sì, dalla tomba, perché io ero presente quando, quasi a farci pensare a una risurrezione, sì, eravamo, sì, nel periodo di Pasqua, quando è stato messo sotto l'altare, è stato messo questa pietra, Beato Giovanni Paolo II. Ecco, sono tutti elementi che mi hanno fatto pensare al periodo pasquale, a Cristo morto e risorto, e quindi insieme al dolore anche la gioia, ecco, questi due sentimenti che si sono mescolati in quei giorni. E soprattutto ho visto in quel periodo, soprattutto dei funerali, la fede della Chiesa. La Chiesa che aveva perso il suo pastore, ma aveva fede nella risurrezione, nella speranza. Ecco, questo mi ha molto toccato in quel periodo. Lei ha accompagnato anche Benedetto nei primi anni del suo pontificato, prima che ha preso questo nuovo incarico per i congressi eucaristici. Allora, lei ha conosciuto il Cardinal Ratzinger prima e ha collaborato con lui nei primi momenti del suo ministero petrino. Come Papa Benedetto XVI, che cosa ha sperimentato lavorando con lui? Ma Benedetto XVI io lo conoscevo già da prima, sì,
perché quando è stato fatto cardinale, credo che era nel 1977, e io ero cerimoniere e mi è toccato proprio lui come cardinale da servire. E allora ricordo quando abbiamo preso possesso della sua, del suo titolo cardinalizio, che era Casalbertone, la chiesa di Casalbertone. E ho fatto servizio con lui, quel servizio che lui ha ricordato anche quando è andato a visitare quella parrocchia, ricordando tutte le persone che erano presenti. Quindi era una persona che in qualche modo conoscevo. Come prefetto della dottrina della fede, lì io l'ho interrogato varie volte quando c'erano dei problemi, quando ero maestro del responsabile dell'ufficio. Ricordo quando siamo andati nel nord Europa, c'erano alcune questioni sulla Chiesa Cattolica, Chiesa Universale, quale espressione usare, eccetera. E devo dire che lui sempre ha risposto gentilmente a tutte le mie richieste. E poi ricordo l'ultima collaborazione è stata quella della Via Crucis, quando il Papa Giovanni Paolo l'aveva incaricato di fare la Via Crucis, ultimamente negli ultimi anni della vita del Papa Giovanni Paolo II. Io sono l'ultimo andato, anno, settimana prima della sua morte. Sì. Sono andato da lui, ha preparato i testi, sono andato a fargli vedere le bozze, le correzioni, a scegliere le immagini, eccetera. Quindi è stata la collaborazione ultima che ha preceduto poi la sua elezione. Quindi io già avevo un rapporto, vorrei dire, non familiare, ma abbastanza vicino a lui. E poi ricordo soprattutto il periodo in cui lui stava a Santa Marta, dopo che era stato fatto sommo pontefice, quando io quasi tutti i giorni andavo da lui. Ricordo una mattina ero lì, che fuori dalla porta, lui era andato a celebrare la messa nella cappella, e dice: lei cosa fa qui? Ah, io aspetto il suo segretario perché ci volevo. Ah, ma forse interessa anche a me, venga. Siamo andati a colazione, ma quasi tutti i giorni mi fermavo perché c'erano tante questioni da risolvere. Sì. E ricordo anche l'inizio del Ministero Petrino, cioè questo volume che noi avevamo già in preparazione con Giovanni Paolo II, ma non l'avevamo potuto terminare. L'abbiamo terminato proprio in quei giorni, un po' di corsa. E io l'ho presentata al Papa in uno di quegli incontri. Il Papa ha sfogliato il libro, lo ha letto, ha visto, ha riconosciuto i testi dei padri, si vede l'uomo, il teologo, l'uomo abituato a studiare i padri, e poi lo ha approvato. È il rito che noi abbiamo usato poi per l'inizio del suo pontificato, una bella messa, sì, sì. La celebrazione a San Pietro, la celebrazione a San Paolo, quasi doveva essere quasi nello stesso giorno, sì. Poi la celebrazione a San Giovanni, la presa di possesso della cattedra, e poi Santa Maria Maggiore, quasi un circolo di tutte e quattro le basiliche romane. E devo dire che questo rito, fatto nel nostro ufficio, con l'aiuto naturalmente dei consultori, della gente esperta, eccetera, credo che sia uno dei riti più belli dopo il Concilio come manifestazione della Chiesa e del Ministero Petrino. Eccellenza, lei è eraldo del Concilio, anche della liturgia, della riforma della liturgia, e per questo saremo molto grati a lei, perché preserva continuamente questo spirito del Concilio, il contenuto del Concilio e anche la liturgia vera della Chiesa che unisce. E questo è un dono molto importante che lei dà alla Chiesa. Ma io ho avuto, diciamo, la fortuna di aspettare il Concilio con tanto entusiasmo, perché eravamo arrivati dopo tanti secoli di legame con le rubriche, che sentivamo il bisogno di una certa liberazione. Sì. Teniamo conto che il Concilio è iniziato 14 anni dopo la Seconda Guerra Mondiale. Esatto. Tutto il mondo era ferito da queste disunioni, eccetera, ma nello stesso tempo il mondo pensava alla ricostruzione, pensava a un avvenire nuovo. E il Concilio è stato quasi una risposta a questo desiderio del mondo, quindi non solo la Chiesa, ma anche tutto il mondo aspettava una novità dal Concilio, un passaggio, noi diciamo dello Spirito Santo perché crediamo, ma un passaggio di novità. E questo è stato il Concilio poi che io ho visto. Gli ultimi 3 mesi del Concilio, io ero a Roma, andavo a lavorare a Santa Marta, e tutti i giorni uscivo vedendo tutti i vescovi
ricordo la piazza San Pietro pieno di vescovi con le loro, loro portavano tutte le mantellette. Non sono mai entrato nell'aula conciliare perché, sa, ero un prete giovane, abituato al seminario, all'obbedienza, eccetera. Forse oggi sarei entrato, avrei chiesto. E però questo, lo spirito del concilio, che poi non è uno spirito particolare, era lo Spirito Santo, che l'hanno definito i padri stessi, il passaggio dello spirito, l'ho vissuto attraverso l'attuazione del concilio. Quando con tutti gli esperti del mondo, c'erano canadesi, degli Stati Uniti, della Spagna, dell'Italia, della Francia, Germania, c'erano tutti i grandi studiosi e liturgisti del tempo, e quando a loro servizio, eccetera, perché noi facevamo da segreteria, si è impostata tutta la riforma liturgica, praticamente dal 65 fino al 75, per 10 anni in cui sono stati pubblicati quasi tutti i libri liturgici. Quindi ho avuto questa soddisfazione di vivere questo periodo, questo spirito, e poi con Giovanni Paolo II di diciamo innestare questo spirito nelle varie comunità di tutto il mondo. E quindi in questo congresso eucaristico che cade nel 50° del concilio, credo che sia una bella opportunità per riprendere lo spirito del concilio, ripensare ai leggere i testi del concilio, ripensare ai papi del concilio, Giovanni XXIII, Papa Paolo VI, ricordo Papa XX Giovanni XXIII che ripeteva spesso la Chiesa non è un museo da visitare, sì, ma è un giardino da coltivare. Sì. Ricordo Paolo VI che ripeteva spesso la Chiesa in ogni epoca sa trarre, è come un albero che in ogni epoca dalle sue radici sa trarre la sua primavera. Sì. E la Chiesa, diceva Paolo VI, non teme il nuovo, ne vive. Se non vive il nuovo, una incarnazione per gli uomini e le donne del nostro tempo, la Chiesa muore. Ed è questo spirito che noi dobbiamo portare avanti, radicati nella tradizione, come quest'albero di cui parlava Paolo VI, questo giardino di cui parlava Papa Giovanni XXIII, ma è un giardino che fiorisce, è un albero che vive la sua primavera. E questo, Eccellenza, che lei ci ha dato stasera in questa intervista i radici per l'anno della fede e per celebrare bene l'anniversario del Concilio. Nel nome di tutti noi a Salt and Light, grazie di nuovo, e nel nome di tutto in Canada, grazie per questa presenza e questa testimonianza. Grazie, saluto a tutti gli amici canadesi. Sarà servito, grazie. Grazie.